Emiliano Mondonico non vuole impostare una gara di contenimento. L'Atalanta a Bergamo è imbattuta e ha sempre offerto buone prestazioni. In campo dal primo minuto Morfeo, coppia d'attacco Lentini e Inzaghi. Simoni, che in carriera non è mai riuscito a superare Mondonico, schiera in avanti Aglietti e caccia. Cruz è infortunato, Beto ha problemi muscolari ed è in panchina. Quarto minuto, contrasto tra Inzaghi e Ayala. L'argentino nel rialzarsi, lo vedete, dà una leggera sberla a Inzaghi. L'arbitro Farina è vicino e estrae il cartellino rosso. Espulso Ayala. Napoli in 10 uomini dopo 4 minuti. Caccia si libera di Carrera e tira a lato. Fallita la prima occasione da gol. Sull'altro fronte palla Inzaghi, conclusione centrale, gola taglia la fila. Ci prova anche Rossini da fuori area, tiro veloce ma impreciso. Il Napoli, per nulla intimorito dall'inferiorità numerica, si porta in avanti. Caccia, si gira in area e cade. Per l'arbitro c'è una trattenuta di Sottil, quindi è calcio di rigore. 21esimo minuto, caccia contro Pinato, l'attaccante del Napoli sbaglia tutto. Insiste il Napoli, Aglietti sulla destra, rasoterra deviato con bravura da Pinato. Solita discesa di Lentini, cross per Inzaghi, crossone anticipato, il colpo di testa è fuori misura. Momento felice per l'Atalanta, Lentini contro taglia la tela, il portiere del Napoli chiude sia su Lentini che su Bonacina. Taglia la tela, da spettacolo, intercetta le conclusioni aeree di Sottil e Fortunato. Il Napoli si rende pericoloso su punizione con Milanese, sta per scoccare il 40esimo, gran lavoro di Carbone sulla sinistra, palla al centro, interviene Morfeo ed è l'1-0. Prima rete in campionato del fantasista atalantino, rivediamo il suo gol, Atalanta 1, Napoli 0 al 40esimo. 42esimo, Sottil a terra, caccia in mezzo al campo, doppia ammonizione per Sottil, espulso, si gioca in 10 contro 10. Con il montaggio di Alfonso Lodato passiamo alle immagini del secondo tempo, parte forte il Napoli, combinazione Bordin-Aglietti, triangolo con caccia e Aglietti segna. 1-1 al primo minuto della ripresa, rivediamo anche il gol di Aglietti. Azione di contropiede del Napoli, Milanese lancia Turrini sulla destra, caccia è lasciato inspiegabilmente libero al centro dell'area, Turrini lo serve e gol di Nicola Caccia. Nel giro di 5 minuti il Napoli ribalta il risultato, ora conduce 2-1. Potrebbero dilagare gli uomini di Simoni, tiro bellissimo di Turrini e pallone respinto dal palo. Continuano le emozioni, la conclusione di Rossini è deviata sulla traversa da Bogossian, ribattuta di Lentini e taglia la tela che interviene incredibilmente di testa. 29esimo, Inzaghi si libera, suggerimento sulla destra per Sgro, il tiro del numero 15 nerazzurro è perfetto e vale il pareggio. 2-2, Marcos Grossi conferma elemento chiave dell'Atalanta. L'Atalanta è rinfrancata, triangolo Inzaghi-Morfeo, pronta l'uscita di taglia la tela Lentini, in mezzo per Inzaghi che non colpisce come vorrebbe. Policano, entrato al posto di Aglietti, regala l'ultimo sussulto di questo bellissimo incontro. Pinato pare in qualche modo e l'arbitro Farina fischia la fine. Atalanta 2, Napoli 2, risultato senz'altro giusto. Per chiudere vi proponiamo questo affettuoso abbraccio tra Caccia e Rossini, oggi avversari, l'anno scorso compagni di squadra nel Piacenza. È tutto, linea a Galera.